su Spettacolo Mania, Walter Veltroni. Buonasera, come sta? Bene, bene, grazie. Allora, quando il suo secondo film di finzione, tra virgolette, e torna sul tema del tempo, però questa volta è un tempo rubato, no? A un uomo a cui il caso, il destino o chissà cosa ha rubato mezza vita. È un tempo sospeso, è un tempo di pausa, è come appunto una registrazione in cui si mette la pausa e 30 anni di buio, 30 anni di silenzio, 30 anni di assenza, e quindi è la storia di una rinascita, di un essere umano che torna al mondo, fa i suoi primi passi, ma diciamo col fisico di un cinquantenne e la testa di un diciottenne. Ha nominato la parola rinascita non la trova più il nostro Giovanni a Via delle Botteghe Oscure, sono tante le cose che non ritrova. Sì, ma questo è anche naturale, cioè c'è anche una fisiologia, il tempo inevitabilmente, per fortuna, cambia tutto. Quello che però non dovrebbe cambiare sono le passioni, i valori, insomma, le ragioni grandi per le quali una vita ha senso. Anche perché lui ce la fa, perché trova persone che lo aiutano e lo sospendono come la sua... Così è l'unico modo per dare un senso alla propria vita e non coltivare, diciamo, come nello specchio l'immagine di se stessi. Senta, lei ha militato anni fa nel Partito Comunista, c'è qualcosa un po' di autobiografico? Le è capitato di svegliarsi magari un giorno e trovare un mondo che magari non le piaceva più, non le stava più bene? Io invece ho sempre pensato che il mondo è cambiato molto, ed è cambiato grazie alle lotte, alle battaglie, alle spinte che da tante parti e con tanti punti di vista si sono fatte. Non ho mai creduto all'idea che tutto resta uguale. Si è mai sentito perso? No, assolutamente. Un'ultimissima cosa, meglio fare il politico, il sindaco o il regista? Sono due vite diverse o fa tutto parte della sua vita? È sempre la stessa cosa, sono forme di ascolto, di racconto, di impegno civile, insomma è un modo per costantemente rivolgersi agli altri. Grazie mille. Grazie a lei.